Grazie. La tesi della dottoressa Massaro mi è piaciuta per l'originalità del focus trattato e la profondità di alcune particolari riflessioni sul territorio locale. Dopo la prima parte squisitamente lenta e molto dettagliata, che ha richiesto molto impegno nella lettura, in quella dedicata alla Trieste in fermento intellettuale ed economico a quell'epoca, è stata apprezzata la ricchezza dei nomi offerti e i parallelismi forniti, la chiara spiegazione del sorgere dell'irredentismo in città e le correnti di pensiero del 1848. Consegna il premio la dottoressa Zetta.